Ogni volta che trattiamo con Bioptron una parte del corpo, diamo inizio ad un processo detto biostimolazione. La biostimolazione avviene a livello cellulare. Andiamo a vedere all'interno come funziona. Stiamo entrando nella cellula. I mitocondri, le cosiddette stazioni energetiche della cellula, producono l'energia necessaria al nucleo per sintetizzare il DNA. I nuclei quindi inviano le informazioni del DNA al reticolo endoplasmico che può così produrre le proteine. La luce Bioptron intensifica questo processo. La cellula è più vitale e produce più energia. Grazie a questa energia, la cellula è in grado di produrre molte sostanze importanti per la salute. La luce stimola anche le molecole presenti sulla superficie della cellula, consentendo loro di attivare molte funzioni fondamentali per l'ottimale svolgimento delle funzioni della cellula stessa, cioè il suo nutrimento, la sua ossigenazione e la sua interazione con altri elementi dell'ambiente cellulare. Per esempio, anche questa interazione che avviene nei canali ionici in quanto porte di ingresso e uscita della membrana cellulare può essere intensificata con l'applicazione della fototerapia Bioptron. I canali ionici sono più aperti e la cellula respira a fondo. È un processo molto importante perché questa interazione positiva di sostanze fra la cellula e il suo ambiente ha un effetto diretto sulla qualità della microcircolazione nei vasi venosi. Attraverso la microstimolazione, queste sostanze arricchite possono raggiungere le estremità più distanti del nostro sistema vascolare, anche se abbiamo stimolato soltanto una porzione del nostro corpo. I nostri studi hanno evidenziato che la luce del dispositivo Bioptron è in grado di attivare il microcircolo nel giro di pochi minuti e quindi di aumentare significativamente le immunità antibatteriche, antivirali e antitumorali.